Quando arrivò a Viale Trastevere, il ministro Patrizio Bianchi venne accolto con un certo favore dal mondo della scuola. Le stesse organizzazioni sindacali si affrettarono subito ad evidenziare che con Bianchi si stavano costruendo rapporti ben diversi rispetto a quelli avuti fino a quel momento con Lucia Azzolina. Praticamente tutti dissero che finalmente era arrivato un ministro che li ascoltava. La luna di miele è durata però più o meno fino alla metà di marzo, quando cioè Patrizio Bianchi e sindacati si incontrarono per decidere di dare avvio ad un confronto politico ad ampio raggio che consentisse di declinare nella scuola il patto per il lavoro pubblico sottoscritto già dal ministro Brunetta con le principali confederazioni sindacali. A poco più di 2 mesi di distanza la situazione è completamente cambiata, tanto che mercoledì 9 giugno i sindacati della scuola scenderanno in piazza per protestare, per manifestare. A Patrizio Bianchi viene mossa un'accusa ben precisa, e cioè di aver firmato con i sindacati un patto per la scuola che contiene promesse che risultano palesemente smentite dagli atti formali del governo. In particolare, la protesta riguarda i contenuti del decreto legge 73, il cosiddetto sostegni bis, che andrebbe in direzione opposta e contraria agli accordi presi. Secondo i sindacati, infatti, l'intesa firmata qualche settimana fa prevede la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili a partire da settembre, obiettivo che sarà però impossibile raggiungere per il semplice motivo che i precari chiamati in causa nel decreto sono numericamente insufficienti. In realtà, se si presta attenzione a tutti gli elementi della vicenda, emerge un dato importante. Il malcontento dei sindacati è rivolto nei confronti non tanto del ministro, quanto piuttosto del governo stesso, tanto che la manifestazione del 9 giugno non è di fronte alla sede del ministero, ma di fronte alla Camera. Il segnale è chiaro: i sindacati chiedono al Parlamento di correggere le decisioni del governo stesso. Ma le critiche arrivano anche da pezzi della stessa maggioranza, in particolare dal senatore della Lega Mario Pittoni, che continua a ripetere che se davvero a settembre si vogliono avere le cattedre coperte, bisogna assolutamente assumere anche dalla seconda fascia delle GPS e assumere tutti i precari di prima fascia, anche se non hanno il requisito dei 3 anni di servizio. Per i sindacati, comunque, i nodi sono anche altri, e tutti di carattere politico, a partire dalla necessità di aprire al più presto le trattative per il rinnovo del contratto nazionale. Trattative che si preannunciano difficili, in quanto per il momento le risorse a disposizione consentono aumenti decisamente modesti, ampiamente al di sotto delle famose 3 cifre che, forse con troppa faciloneria, erano state garantite da Conte e da Bussetti con una intesa siglata addirittura nell'aprile del 2019, cioè 2 anni fa. Su tutto questo noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri documenti, le vostre lettere, noi ne daremo conto come di consueto.
Salve a tutti. Con il decreto legge Sostegni Bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio, nell'intenzione di accelerare al massimo le procedure concorsuali per rispondere alle esigenze dell'amministrazione di reclutare un certo numero di docenti da portare in cattedra già dal 1° settembre prossimo, sono state introdotte alcune disposizioni che probabilmente meritano maggiore attenzione in sede di conversione in legge del decreto stesso. Ci riferiamo in particolare al comma 13, laddove si prevede che i candidati che non dovessero superare il concorso a cattedre non potrebbero partecipare al concorso immediatamente successivo. Questo sicuramente è un punto che stride con i principi di cui l'articolo 97 della Costituzione e quindi merita un approfondimento, un riesame in sede di conversione in legge. Tuttavia è il caso di precisare che questo limite riguarderebbe, secondo una lettura della lettera della norma, soltanto il concorso immediatamente successivo a quello che non viene superato. Quindi sostanzialmente il candidato che non supera il concorso dovrebbe saltare un giro e poi partecipare al concorso successivo. E questo limite comunque non si applica ai candidati che, nonostante abbiano presentato la domanda, non dovessero presentarsi per lo svolgimento delle prove, perché in quel caso non si avrebbe sostanzialmente un mancato superamento del concorso, bensì una semplice non partecipazione al concorso. La norma prevede tuttavia una deroga a questo vincolo e riguarda i candidati che parteciperanno al concorso per le classi di concorso STEM per l'anno scolastico 2021-2022. Per questa categoria di candidati infatti è prevista una deroga a quel limite, quindi sostanzialmente i candidati che non dovessero superare il concorso STEM potrebbero comunque partecipare al concorso ordinario indetto per le medesime classi di concorso. Anche qui questa disposizione derogatoria stride con il principio di parità di trattamento, perché per i candidati delle altre classi di concorso che non dovessero superare il concorso vige il blocco alla partecipazione al concorso successivo. Per i candidati STEM questo blocco non si applicherebbe. Un punto infine oscuro della DL Sostegni Bis riguarda proprio l'ultima parte del comma 18, laddove prevede che per i concorsi ordinari ai quali possono partecipare anche i candidati che hanno partecipato alla procedura STEM, potrebbe essere prevista una riapertura dei termini per la partecipazione. Qui vedremo con il decreto ministeriale attuativo in che termini verrà applicata questa disposizione, che effettivamente non è molto felice nella sua formulazione. Vedremo come si evolverà la situazione in sede di conversione in legge del decreto. Vi invito a seguire per il costante aggiornamento la pagina della tecnica della scuola, i canali social e il canale YouTube. Arrivederci a tutti. Benvenuti alla nostra rubrica Leggere Liberi. E se riprendessimo uno tra i saggi più famosi sulla condizione giovanile pubblicato intorno al 2007 per capire cosa è cambiato e se è cambiato qualcosa in quel pianeta per molti versi ancora molto misterioso che è l'adolescenza?
Umberto Galimberti, L'ospite inquietante, il nichilismo e i giovani. Un libro sui giovani, perché i giovani, anche se non sempre ne sono consci, stanno male. E non per le solite crisi esistenziali che costellano la giovinezza, ma perché un ospite inquietante, il nichilismo, si aggira tra loro, penetra nei loro sentimenti, confonde i loro pensieri, cancella prospettive e orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le passioni, rendendole esangui. Principali imputati di questo disastro: la famiglia, la società, la scuola, il mondo degli adulti, che in qualche modo, sostiene Galimberti, lascia deliberatamente ai margini i giovani, parcheggiati in spazi vuoti e privi di prospettive, spazi vuoti in cui vanno ineluttabilmente ad annidarsi il disagio psichico e tutta la gamma delle devianze. Il titolo che Galimberti attribuisce al capitolo 3 è molto significativo: il disinteresse della scuola. Autostima e autoaccettazione sono tenute dalla scuola in minimo conto. L'autostima dello studente è scambiata spesso per presunzione e l'autoaccettazione come un esplicito riconoscimento da parte dello studente di non valere un granché. Se poi è lo stesso studente a essere convinto di valere poco, il professore si sente assolutamente assolto nel suo ribadire con voti e giudizi negativi quel nulla che lo studente avverte già per suo conto dentro di sé. E così, per non fare ingiustizia, per non usare due pesi e due misure, per simili considerazioni che fioriscono sulle labbra apparentemente innocue di tanti professori, si allarga e si approfondisce quella dimensione del vuoto che talvolta porta a gesti irreversibili. L'identità, continua Galimberti, non si costruisce per il semplice fatto che ci siamo e che ogni volta che parliamo diciamo io. L'identità si costruisce a partire dal riconoscimento dell'altro. Se il riconoscimento manca, come manca sempre a chi va male a scuola, l'identità, che è un bisogno assoluto per ciascuno di noi, si costruisce altrove, in tutti quei luoghi, scuola esclusa, dove è possibile ottenere riconoscimenti. Se poi fuori dalla scuola della famiglia resta solo la strada, sarà la strada a fornire quei riconoscimenti. Bene, allora non mi resta che augurarvi buona lettura, grazie come sempre, e mi raccomando, veniteci a trovare sul nostro sito web e sui nostri canali social. Vi è sviluppo se non vi è accumulazione, ma nell'accumulazione non vi è soltanto un'accumulazione finanziaria, vi è un'accumulazione anche tecnica e vi è un'accumulazione soprattutto di competenze e di capacità. Su questo terreno Adam Smith, scusatemi se ricostruisco questa, prendetela come una vecchia piega professorale, ma accettatela. Su questo lavoro si inserisce il lavoro di Adam Smith, il quale, come voi sapete, nel 1776, nella Ricchezza delle Nazioni, lui porta il lungo lavoro che aveva fatto nel suo volume precedente, che era La teoria dei sentimenti morali, e ricorda che lo sviluppo, la crescita di un paese è funzione della capacità di organizzare
le persone e le loro conoscenze. E per dire e per parlare del potere produttivo del lavoro, lui usa tre termini che sono skills, dexterity and judgment, dove a skills è quello che nel dibattito corrente lui chiama le cognitive skills, cioè le competenze che io imparo per svolgere un'attività. Dexterity è qualcosa che noi saltiamo sempre, che è la manualità, cioè la capacità con le mani di farlo, che vuol dire non soltanto il falegname che impara a usare la pialla o la sega, ma noi che sappiamo usare a fondo il mio telefonino, o sappiamo usare a fondo, utilizzare tutte le potenzialità dei computer che abbiamo di fronte. Questo è un pezzo che viene saltato. E invece il dexterity torna a essere rilevante, perché altrimenti si rimane sempre dipendente da qualcun altro, c'è sempre il tecnico di. Ma ultimo mette il judgment, cioè la capacità di giudizio. Quindi la capacità non soltanto di svolgere un'attività con competenza, ma su quella capacità con competenza di svilupparne tutte le potenzialità interne, così da generare quel processo di innovazione che rende dinamico il sistema. Tant'è vero che lui mette molto in evidenza questo dato, cioè come le economie di scala vere non sono tanto quelle quantitative, quanto grande l'impianto, ma sono quelle dinamiche, cioè cosa io imparo e man mano che faccio una cosa, cosa imparo per poter trasformare. Questa idea di una efficienza dinamica legata essenzialmente alla capacità di imparare e imparando, cioè apprendere e fare proprio come base della trasformazione dei sistemi produttivi, è un elemento che poi è andato perduto. Quando è andato perduto? Quando in realtà nel tempo il sistema produttivo si è consolidato e allora il capitale diventa essenzialmente il capitale fisico, in termini di teoria del pensiero è da Senior in avanti, da Babbage, da Senior in avanti, che c'è l'enfasi sul capitale come la macchina. E il capitale umano viene sostanzialmente messo in secondo ordine essenzialmente perché in quel tipo di produzione, che è quella teoristico-fordista, il capitale umano era dato, cioè era sostanzialmente fissato in una serie di elaborazioni fissate e date. Perché allora diventa così importante tornare a parlare di capitale umano in questa fase? Perché come nell'epoca di Smith, noi, al di là della pandemia, siamo in una fase di profondissima trasformazione produttiva. E durante le rivoluzioni industriali che torna fondamentale parlare di capitale umano e quindi di quali skills. Quindi il discorso che viene proposto nel libro è un discorso che ha un carattere antico, perché addirittura si ripercuote nelle radici, per quanto mi riguarda, dell'economia politica, ma credo anche della sociologia, credo anche della scienza dell'educazione, sicuramente dell'economia politica, ma ha un carattere straordinariamente attuale. Cioè ci si interroga, ci si domanda nel libro se nella temperie che stiamo vivendo, al di là della pandemia, e la pandemia ha in parte coperto e in parte accelerato, noi disponiamo di tutte le competenze per affrontare da straordinario cambiamento, non solo tecnologico, ma il Papa ci dice la trasformazione antropologica legata con la rivoluzione industriale che stiamo vivendo, che è digitale, ma non solo digitale, con il rischio di non avere poi le persone adeguate, adatte, formate per affrontare il passaggio epocale che abbiamo di fronte. In questo il libro, io ho trovato un libro straordinariamente attuale e presente. Su questo il libro sposa definitivamente la teoria di Ekman e quindi assume anche non tanto la dizione in negativo, non cognitive, ma quello positivo dei character skills. Character skills che cosa sono? Sono tutte quelle strumentazioni che permettono alla persona di comprendere, affrontare, gestire le situazioni di complessità in cui stiamo vivendo. Quindi sono non soltanto dei dati di relazione, ma dei dati di costruzione della relazione. C'è nel tema, nel testo, un passaggio interessante, addirittura sulle neuroscienze. In cui ci si interroga se questi sono competenze innate, attitudini naturali. Dio mio, come parlo bene.
perché sono fatto così, oppure se sono materie di formazione. Il libro sceglie la via della materia di formazione, però non escludendo la prima, ma anzi risolvendo la prima, io credo, nel giusto modo, che ci apre la strada al percorso di una scuola che abbia un carattere di personalizzazione del rapporto educativo, in un contesto ovviamente in cui la relazione diventa materia fondante per l'educazione. In questo passaggio, in questo carattere, io credo che il libro faccia un passo avanti per capire come queste non cognitive skills, come viene chiamato nella proposta di legge, questi character skills, in realtà possono essere la base di una scuola profondamente innovata che si apre come necessità nel post pandemia, ma fatemi dire anche nella post bassa crescita che abbiamo vissuto negli ultimi 15 anni. Il tema diventa importante perché mette ad esempio in enfasi tutto quel carattere di educazione agli affetti che non è irrilevante, non è un accessorio, specialmente dopo una lunga e lunghissima fase di coltivazione dell'indifferenza, se non in taluni casi di odio, sicuramente di individualismo tratto nella lettura più semplificata e semplificante. Questo tema dell'educazione agli affetti ripercorre, per tornare a quello che dicevo prima, quella riflessione antichissima sulla teoria dei sentimenti morali, cioè che cosa tiene insieme la gente, che cosa può tenere insieme una popolazione come la nostra, che è segnata da una parte da una vorticosa caduta della natalità e dall'altra parte da un'entrata di migrazione che diventerà stabile nel tempo, almeno così come è successo in altri paesi. Guardate la Francia, per non parlare degli Stati Uniti. Quali sono i caratteri che possono tenere insieme un paese che ha perduto quell'equilibrio demografico che avevamo vissuto in passato, anzi, un equilibrio demografico talmente esondante che si spingevano i nostri ad andare all'estero e che d'altra parte ha però bisogno in tempi relativamente brevi di garantirsi tutte le conoscenze, tutte le capacità, tutte anche le virtualità presenti nelle persone per poter affrontare questo cambiamento. Non vi nego che su questo è un problema non da poco, perché noi stiamo ragionando, lo vedete, sul fatto che bisogna dare a tutti queste conoscenze, quelle conoscenze, quelle altre conoscenze, e a volte io mi domando dove sono le persone. Vi ricordo, nella nostra giusta enfasi sulle STEM, che l'anno scorso in Italia tutte le università italiane hanno laureato meno di 1000 laureati in matematica. Vi ricordo che stiamo andando verso una fase in cui la caduta demografica renderà proprio rilevante il tema dei numeri con cui affrontare il cambiamento. Negli ultimi anni, in particolare l'OCSE, ha messo in evidenza come lo sviluppo è vero che è funzione degli investimenti in educazione, ma l'OCSE proprio ha messo in evidenza come questo è legato a quale scuola e quale sviluppo. L'idea di ragionare su quale sviluppo ci pone l'obbligo di capire quale scuola. Allora, in questo caso, l'enfasi posta nel libro e posta anche nella proposta di legge mi sembra fondamentale. Voi sapete che io ho più volte richiesto come immagine una scuola dei prossimi anni, l'ho chiamata una scuola affettuosa. In realtà vi confesso che sembrava una battuta, ma in realtà dietro c'era la lettura di Ekman e c'era la lettura di tutti questi, ovviamente. Però una scuola che lasci spazio importante allo sviluppo dei character skills è una scuola necessaria per affrontare i processi di trasformazione che abbiamo di fronte, sia quelli tecnologici, su cui stiamo mettendo molta enfasi, sia quelli ambientali, su cui mettiamo molta enfasi, ma soprattutto su quelli sociali, su cui abbiamo molta enfasi da porre. Noi abbiamo un rischio che vi tratteggio in maniera molto chiara. Il rischio che noi abbiamo è che questo fortissimo cambiamento tecnologico possa portare alla sostituzione
di molte delle attività che noi avevamo strutturato e organizzato all'interno di quella che era una base tecnica, operaria tecnica, che comunque rappresentava la parte solida del nostro sistema produttivo, essenzialmente con processi di fortissima automazione o anche robotizzazione, rispetto alla quale ci possono essere diversi svolgimenti, ma una appare molto chiara e, devo dire, molto rischiosa, è quella che abbiamo visto in altri paesi, e cioè il sistema si divarichi con sopra una parte di lavoro ad alta qualificazione, ad alta competenza e anche ad alte tutele, per fare quelle attività che sono necessarie non solo per controllare i sistemi produttivi, ma anche per trarre da questi sistemi produttivi tutte le possibili opportunità. Ma che sotto dall'altra parte si sviluppi un'area non solo instabile e precaria, ma anche con minori tutele, per svolgere quelle funzioni per le quali non è possibile, non è neanche necessario avere delle macchine. E quindi che si vada verso una società fortemente divaricata. Lo vediamo, lo vedete in Inghilterra, lo vedete negli Stati Uniti, lo vedete in tutte le parti. Su questo la funzione della scuola diventa fondamentale, perché è l'unica istituzione che può tenere unito un paese, che può ricucire diverse parti del paese, permettendo a tutti di avere la possibilità di spostarsi verso l'alto, perché tutto il livello del paese si sposta verso l'alto. Allora, questa proposta io vedo qui una proposta che mi sembra importante, non è soltanto la prevenzione della dispersione scolastica l'oggetto finale, ma è il uno strumento per evitare la prevenzione di una società divaricata. Una società divaricata in cui paura e invidia diventino l'unico collante del paese. Questa idea di evitare un paese in cui paura e invidia diventano il collante del paese diventa essenzialmente un tema. Questo. Quello sì, dopo ti aggiorno. Va bene. Comunque io ho letto questo. Diventa un collante del paese, però implica uno fortissimo sforzo, su cui la formazione degli insegnanti diventa un punto fondamentale. La formazione e la carriera degli insegnanti. Su questo io mi permetto di fare due considerazioni. Finora noi abbiamo parlato di formazione degli insegnanti non toccando l'università, mentre io sono convinto che fin dall'inizio dell'università bisogna dare all'interno dei percorsi universitari dei chiari percorsi per coloro che vogliono fare gli insegnanti. Mentre noi finora abbiamo, a parte i percorsi di pedagogia fatti essenzialmente per pedagogisti, continuato a mantenere dei percorsi fortemente disciplinari, a cui aggiungere alla fine ulteriormente nuove attività di carattere formativo, sotto forma di crediti o di quello che volete voi. Mentre io ho l'impressione che qui ci sia da fare una riflessione sull'università. L'università, che nella mia esperienza, lo sto parlando ovviamente al ministro, sto parlando da vecchio lettore, è il luogo in cui meno si è coltivato questo character skills. L'università che è rimasta fortemente legata ad una visione fortemente disciplinare, fortemente separata delle conoscenze. Su questo c'è una riflessione da fare. Io sono convinto che per evitare che il mestiere di insegnante sia un mestiere di risulta, bisogna partire fino al primo anno della triennale a dare percorsi di formazione per chi vuole seguire una carriera dignitosa, riconosciuta di insegnante. Questo tema dei character skills però mette in grande discussione anche la formazione, anche di coloro che svolgono la parte di pedagogia. Il ritorno dei character skills, secondo me, mette in grande evidenza questo bisogno di un approccio neanche multidisciplinare, molto integrato delle diverse conoscenze. Ma mi domando se tutto questo debba essere assegnato unicamente alla scuola dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, ma non debba essere anche materia di un tipo di formazione che si proietti su tutta la vita. Perché non dimenticate che il salto tecnologico, industriale, produttivo che abbiamo di fronte rischia di mettere fuori gioco intere categorie e intere generazioni. Questo è un tema che viene fortemente sottovalutato.
ma guardate che i cicli della scienza e della tecnologia sono molto più rapidi dei cicli dell'educazione. Pensate soltanto, e pensiamo fortunatamente, che mediamente un tempo per mettere a punto un vaccino ci vuole dai 7 agli 8 anni. Noi siamo stati in grado, in un tempo di svolgimento della pandemia, di essere capaci di affrontarlo, noi o chi è stato in grado. Non dimenticate che i tempi di trasformazione dei sistemi produttivi sono molto più rapidi dei nostri sistemi educativi. E quindi la capacità di disegnare sistemi educativi fortemente concentrati sulle parti metodologiche, sulle parti di relazione, sulla capacità di organizzare gruppi di apprendimento, diventerà molto più necessaria di quanto non sia semplicemente lo sviluppo costante di attività di tipo strettamente disciplinari, che non vuol dire perdere attività disciplinari, vuol dire immaginare di avere una scuola che sia organizzata diversamente nel tempo. Per cui è chiaro che 06 diventa un pezzo strutturato dell'insegnamento, dell'educazione, che tutta la parte del collegamento primaria, primo livello, secondario diventano fondamentali per sviluppare queste capacità, che tutta la parte di scuole superiori e di formazione tecnica superiore e di università, almeno nel primo ciclo, devono contenere una fortissima base di character skills. E quando mi si dice, come ammetto una professoressa di recente, ma quest'anno c'è l'elaborato, ma poi l'elaborato bisogna spiegarlo e il rischio è che alla fine prevalga chi sa fare a spiegarlo meglio, io dicevo, grazie professoressa, lei ha spiegato esattamente cosa sono i character skills, cioè sono la capacità di appropriarsi e di trasmettere una serie di conoscenze che altrimenti rimarrebbero semplicemente bloccate. Su questo però richiede il proiettarsi in tutta la vita. Il rischio che intere generazioni siano fuori dai processi in atto è altissimo ed è un rischio che questo paese non può pagare. E quindi la proiezione del concetto di scuola molto al di fuori, prima e dopo, di quello che noi consideriamo l'età scolare, diventa uno dei caratteri fondamentali di questo. Una scuola che abbia questi caratteri e che io ho voluto sintetizzare nel termine affettuosa, è una scuola che però ha in Italia il termine fondante della non dispersione. Non dispersione che diventa la misura non solo del malessere, ma anche della inadeguatezza del nostro paese ad affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Quindi è chiaro, e ho apprezzato molto, che almeno nella versione che ho io, è stato messo in evidenza questo tema e quindi anche la strumentalità di questo intervento rispetto a questa che è una funzione così chiara del PNRR. Nel PNRR è stato messo in evidenza questo tema della povertà educativa e anche della nuova povertà educativa che si sta generando proprio con l'accelerazione sulle attività digitali come uno dei termini fondanti, così come lega questo alle disparità territoriali. Anche questo credo che sia un tema da mettere in evidenza, perché la distribuzione del dato negativo, la dispersione, o del dato positivo, la partecipazione, non è uguale in tutto il paese e il rischio di generare nuove fratture nel paese è un altro dei rischi che noi non ci possiamo permettere. Quindi grazie, capisco che ne avete sviluppato un tema nuovo, ve lo leggerò volentieri, sicuramente parteciperò con quanto posso a tutto questo dibattito, che mi pare un dibattito fondante per il paese. No, siamo noi che ringraziamo te per il contributo che anche oggi ci hai dato, non formale. Tra l'altro mi interessa molto questo parallelismo che hai fatto storico, importante, perché sono le grandi epoche di trasformazione che ci permettono di costruire pilastri per il futuro. No? Come ha detto Papa Francesco, peggio della pandemia è il rischio di perdere l'occasione del cambiamento che la pandemia ci ha provocato. Il pilastro su cui l'intergruppo sta lavorando insieme con la Fondazione della Sussidiarietà, poi la segreteria, vedremo successivamente la segreteria anche tecnica di PwC, è in questo ordine. Ti aggiorno solo poi per dare la parola a Giorgio Vittadini, che ci introdurrà appunto al volume che il lavoro ci hanno raggiunto anche l'onorevole Lattanzio, l'onorevole Colucci, l'onorevole San Gregorio, l'onorevole Piccoli Nardelli, l'onorevole Albano,
insomma, l'onorevole Toccafondi, tutti coloro che stanno poi lavorando, che grazie al lavoro di Lattanzio e in particolare il contributo di Valentina Prea, che è tra le prime firmatarie del nostro progetto, e degli altri colleghi, abbiamo ulteriormente, ma poi ne parleranno loro nel seminario, e ti aggiorneremo, siamo arrivati a un buon punto di lavoro condiviso tra tutti i gruppi, c'è qui anche l'onorevole Frassinetti in rappresentanza dell'opposizione di Fratelli d'Italia, nello spirito dell'intergruppo, poi ognuno darà il proprio contributo, ma l'obiettivo è esattamente comune. Sto facendo questo elenco anche dei colleghi presenti, perché lo ricordo che purtroppo, vedete, la sala ha un limite di presenze, ci sono altri che ci stanno seguendo appunto attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Grazie mille, do la parola al professor Vittadini. Giorgio. Ovviamente grazie, poi ti faccio arrivare tutto. No, è un seminario, quindi nello spirito dell'intergruppo noi vogliamo approfondire, lavorare e poi assumerci le nostre responsabilità. Allora, io devi parlare a quello lì. Devi parlare al microfono. Lì. Anche perché un maestro dell'economia dell'istruzione, molto prima di fare il politico, cioè il professor Patrizio Bianchi, uno dei pochi economisti italiani, insieme a Checchi e altri, che hanno sviluppato l'economia dell'istruzione, e quindi oltre a essere professore ha potuto fare questa storia che è, diciamo, descritta nel libro, in un capitolo, così via, questa storia del capitale umano col premio Nobel degli anni 60, in cui è stato dimostrato appunto il nesso sotto il profilo statistico econometrico tra il grado di istruzione e il livello del PIL di una nazione. Oltretutto c'è uno studio più recente di Vosman che mette in luce impressionante quando questo secondo passaggio, che non solo è la quantità ma la qualità dell'istruzione che porta all'aumento del PIL, è impressionante, perché voi vedete che i miglioramenti nella qualità dell'istruzione sono soprattutto di paesi del Far East, quelli considerati quelli dove abbiamo portato le produzioni a basso livello, invece vedete Taiwan, Cina, Singapore, Corea, che hanno avuto i miglioramenti più grandi nei test OCDE PISA e il miglioramento più grande del PIL. Quindi non solo quantità ma qualità dell'istruzione, non solo i laureati ma che tipo di laureati. Allora questo apre lo spazio a questo ulteriore diciamo ricerca a più stadi. Giustamente il professor Bianchi, il ministro Bianchi, dice le due fonti: una fonte più culturale della scuola di Sennel, Nausman, delle capabilities, e una fonte più quantitativa, quella di Ekman. Diciamo che sono tratti della personalità innati o sviluppati dall'interazione dell'ambiente persone, che possono cambiare nel corso della vita, non solo sono innati. Lui studia la scuola americana innanzitutto dal 1990 in poi, guardandosi indietro, e innanzitutto le definisce, è interessante la definizione perché è larga, sono i cosiddetti Big Five: energia, amicalità, coscienziosità, stabilità emotiva, apertura mentale, apertura all'esperienza, interessanti perché nascono dall'American Society of Psychology e sono quelli che prima erano la condotta, mentre invece questi aspetti più altri che noi poi abbiamo sviluppato, il capitale sociale che come dire, caro ai sociologi, quindi il background familiare, gli interessi extrascolastici, pensate l'alternanza scuola-lavoro, la motivazione scolastica, l'insegnamento coinvolgente, l'ottimismo, la speranza, la resilienza, sono molto ricchi questi, sono queste caratteristiche. Per questo nell'ultimo libro del 2014 viene questo passaggio: non più non cognitive skills o soft skills, ma character skills, gli aspetti della personalità, ciò che ha a che fare, quello che dimostra Ekman, con la conoscenza e la personalità, perché il passaggio è mettere insieme questi aspetti. Conosco di più se ho questo tipo di caratteristiche, qualcosa che gli insegnanti capiscono, perché in classe quando uno prende un 4
prima ancora di fargli un'interrogazione, di la seconda interrogazione, uno capisce già chi si riprenderà o no, per il tipo di atteggiamento che ha rispetto alla vita. Interessanti per l'istruzione, ma il professor Albert poi mostrerà che sono fondamentali anche nel mondo del lavoro. Queste sono le ricerche che vengono dopo fatte dall'OECD sulla luce di questo. Allora, cosa dimostra Ekman? Che risultati, che coscienziosità e stabilità emotiva sono fattori chiave per imparare. C'è una grande correlazione tra non cognitive skill e risultati ottenuti, ancora, che completano di più gli studi a parità di condizioni le persone che hanno più questi character skills, cioè piuttosto che gli altri, perché voi capite, poi io avevo curato anche per il Mulino la traduzione di due capitoli di Ekman qualche anno fa, e si vede come uno reagisce, ha voglia di rimparare, se va male riprende, magari anche di più di uno che ha un IQ più grande. Ecco, tutto questo è la premessa di partenza per cui abbiamo fatto anche nel nostro piccolo in Italia, è riportata nell'ultima parte del libro, una ricerca sul campo utilizzando i test INVALSI 2015-2018 come cognitive skill, quindi caratteri oggettivi non dipendenti dalla soggettività degli insegnanti, e utilizzando l'unica ricerca dell'INVALSI del 2015 sui non cognitive skill, l'abbiamo rifatta facendo un survey adatto al 2018 in modo da avere dati longitudinali. Abbiamo coinvolto un campione di 12 scuole, circa la metà delle scuole del Trentino, quindi un buon campione, e che al suo interno a sua volta aveva un sottocampione di scuole che avevano attuato 108 programmi per migliorare i non cognitive skills e altre no. Con un'equipe molto interessante, era coinvolto all'inizio appunto Damiano Previtali, Tommaso Agassisti, nel gruppo di lavoro iniziale anche il professor Checchi, e con queste ricerche abbiamo scoperto, vi do solo dei risultati che poi leggerete nel libro, che un punto di più di stabilità interiore aumenta i voti INVALSI di 12 punti, stabilità emotiva più 3 di punti INVALSI, la didattica stimolante più 4 punti INVALSI. E poi il fatto che i programmi per migliorare non cognitive skill hanno effetto rispetto al miglioramento dei cognitive skill stessi. Lì abbiamo usato metodi statistici avanzati di causal inference, cioè abbiamo dimostrato causalmente con queste tecniche, tra gruppo di trattamento, gruppo di controllo, che esistono questi risultati e quindi si può migliorare già con quello che il Trentino aveva in corso. E quindi questo vuol dire che nell'ultima parte del libro si fa una ricerca empirica, tra l'altro utilizzando anche questo vasto set di non cognitive skills, anche magari più vasto di quello di Ekman, perché in Italia temi come il capitale sociale e la famiglia sono fondamentali, per dire che questo ha un riscontro empirico. Allora da lì si è sviluppata la riflessione di tutto il libro, che va a dire che cosa? E vedete, nel libro ci sono esperti pedagogisti come Poggio, come Chiosso o il professor Grassi, ci sono dei sociologi come Maccarini o Larry Bolzi, economisti come Agassisti, il professor Albert che ha studiato tutto il tema del rapporto col mondo del lavoro, Damiano Previtali che racconta di cosa sta succedendo già nella scuola, poi neurologi come Ceroni e una professoressa di diritto costituzionale come la Poggi, che mette in luce la cittadinanza con questi aspetti. E che cosa dice oggi? È un po' in tutti i capitoli, che proprio nella scuola post-Covid questo è fondamentale, perché gli esperti dicono: lavorare a distanza comunque ha un learning loss del 10%, oltre che si aggiunge alle carenze storiche dell'insegnamento classico. Usare questi metodi, che vogliono dire un coinvolgimento dei ragazzi, vuol dire ripartire sapendo usare il digitale in un modo originale, in un modo diverso, ma anche arrivando a poter portare quel miglioramento che di solito si chiamano sempre solo ai ministri: organizzaci, dacci i soldi, eccetera, eccetera,
ma ha a che fare con gli insegnanti, perché un altro dato che viene fuori dalla ricerca internazionale è che se andiamo a vedere ciò che determina l'efficacia della scuola, l'efficacia dei docenti ha un impatto di 1,57 sul rendimento degli allievi, mentre tutti gli altri elementi incidono solo lo 0,29. Quindi mentre se gli insegnanti cambiano e diventano capaci di coinvolgere i ragazzi, perché questo quello vuol dire le caratteristiche di prima, vuol dire che io tengo conto della voglia di lavorare. Pensate cosa ho voluto dire nella DAD, un professore, una professoressa che sapevano coinvolgere i ragazzi. Voleva dire che invece di spegnere tutto incidevano. Allora, questo tipo di svolta è che può usare il digitale, che può usare nuove tecniche, che coinvolge i ragazzi emotivamente nell'intelligenza, è l'idea del passare dall'insegnare ad imparare ad imparare. Il professor Albert può spiegarlo bene, l'ha detto prima il professor, io lo chiamo sempre professore, prima che ministro, è un grande professore, rettore, quindi dal nostro punto di vista accademico, è così. Che in un mondo che cambia è fondamentale questa capacità di imparare. E finisco con un piccolo esempio che vi dice l'idea. Una scuola di media di Palermo, dove una mia amica preside, aveva una classe di quelle inguardabili, medie inferiori, che gli creava sempre problemi. Poi assume una giovane insegnante di scienze. Passano i mesi e non ha più niente, nessun richiamo, nessuna persona che va in presidenza e così via. Un giorno di soppiatto va a vedere e vede tutti questi ragazzi che prima erano incapaci di stare in classe, che gli fanno segno con i guanti da cucina tutto intorno a questo insegnante che gli stava facendo vedere un pesce vero. E il fatto di essere passati dalla noiosissima lezione di scienze in cui vedevi qualcosa teorico a una cosa vera, questo è un esempio, li aveva affascinati, e quelli che prima erano inguardabili erano diventati studenti modello. Ora forse noi, quello che ha detto il ministro professor Bianchi oggi, dice chiediamo quello che dobbiamo chiedere all'istituzione, ma forse dal basso c'è un cambiamento possibile che i docenti, secondo me, hanno già nella pancia e nel cuore, che se valorizzato, se istruito, può portare a quel miglioramento che noi tutti vogliamo e che è anche fondamentale, perché è una delle cose che diceva prima il ministro Bianchi ed è cruciale. Noi siamo in un momento in cui, di fronte alla ripresa dell'Italia, abbiamo persone non pronte. Sia nel livello manuale che nel livello dell'istruzione, noi non abbiamo pronte le persone pronte a questo cambiamento. Il mismatching è enorme. 50.000 persone, mi diceva 2 o 3 anni fa il presidente dell'Ucimo Carbonero, che non trovano nei loro lavori. Non li si trova nel data science, nel data analytics, non li si trova in settori della scienza. Perché noi abbiamo una scuola che è un'università che non si è pensata di fronte a questo cambiamento. Quindi questo mi sembra cruciale per lo sviluppo umano e sociale del paese. Grazie. Allora, adesso è previsto il... stavo finendo il professor... Albert, presidente della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. Va bene, da qua.